Riparo e costruisco chitarre da ormai 10 anni. La mia passione è iniziata suonando. Suono da quando ho 10 anni la chitarra. Diciamo che mi sono innamorato, oltre che del suonare, anche dello strumento stesso. E da lì ho iniziato a documentarmi, a studiare, a fare corsi, fino al 2013, dove ho deciso di fare il primo corso di costruzione di chitarre elettriche, e da lì non ho più smesso e tuttora costruisco chitarre. E continuo a studiare, continuo a fare corsi su costruzione, mantenimento dei legni, quindi è in continuo divenire il tutto. Cerco sempre di implementare nuove conoscenze, nuove scienze, nuovi materiali. Il bello di questo mestiere è che sono a contatto con il legno, che fin da bimbo mi ha sempre affascinato. Io quando ero bimbo sentivo l'odore del legno e andavo fuori di testa. Sono sempre stato innamorato di questa cosa, no? Del legno in generale, fino a che non sono riuscito a trasformarlo nel mio lavoro. E la cosa più bella del mio mestiere per me è proprio lavorare a contatto con il legno. Anche perché il legno ha un suono, il legno ha una forma dei dipinti anche, come li chiamo io. Proprio questi disegni naturali che sono eccezionali. La parte negativa ovviamente è fare l'artigiano al giorno d'oggi. I legni stanno diventando sempre più difficili da reperire, i materiali di costruzione anche. Si fa fatica a trovare un luogo in cui poter vendere, poter esporre questo tipo di strumenti, per questo infatti si lavora spesso di passaparola. Riparo anche tantissimo, collaboro con negozi in Emilia Romagna, mi aiuta a campare meglio, ecco, perché comunque la scelta di fare questo mestiere non è facile dal punto di vista economico, spesso non è molto remunerativo e continuativo. La cosa irrinunciabile è il provare uno strumento finito. Io sono innamorato del viaggio che fa lo strumento, dalla tavola allo strumento finito, ma la cosa irrinunciabile è le prime note. Quello è qualcosa cui, ecco, diciamo che vale la pena tutte le ore di lavoro solo per quel momento lì. Quello è il momento più bello in assoluto. Negli ultimi 2 anni ho avuto grandi soddisfazioni. Qualche mio strumento è stato su riviste molto importanti. Ha girato il mondo uno dei miei progetti, che è un basso. Sono, direi, molto 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 contento, e sta andando tutto molto bene. Diciamo che dopo quasi 10 anni di attività inizio a raccogliere degli ottimi frutti. Il rapporto che ho con l'Appennino è, che dire, ci sono nato, cresciuto, per me oltre ad avere le radici qui è un posto meraviglioso dove si respira ancora aria buona, e al mattino mi posso alzare, aprire le finestre e godere di uno spettacolo incredibile. Credo che farò fatica a rinunciare all'Appennino in generale, nonostante magari spostarmi in città potrebbe agevolare il mio lavoro, ma sono troppo legato a questo ambiente e il contatto che hai con la natura vivendo qui, che per me è fondamentale. Ci sarà sempre più bisogno di contatto con la natura e di uno stile di vita più tranquillo, più rilassato, e dove comunque, prendendoti una pausa in montagna, hai un panorama incredibile, l'aria pulita, e cos'altro dire? Cosa c'è meglio di questo? Poco.